questo? Non c'è nessuno? Vieni, vieni, Carletto. Mamma, prudenza! Non mi seccare! Ci hanno piantato lì in salotto come due piuoli! Ma introdurci così! Vorrei sapere dove è andata a ficcarsi quell'idiota di cameriere! 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 Sarà andato in chiesa anche lui con tutta la servitù per assistere allo sposalizio! E lasciano la casa sola! Forse è una fortuna, mamma! Svignamocela, siamo ancora in tempo! Tu starai qua con me perché voglio così! Ti costringerò io a imparare a vivere tra la gente per bene. Figuriamoci che allegria! Ti metterai qua sulla buona strada e con l'aiuto di tuo cognato... Ma che cognato? Per carità! Non dire cognato, mamma, in nome di Dio, mi fai sudar freddo! Ma sì che è tuo cognato, che storie! Non voglio essere preso per le spalle e cacciato via con un calcio da nessuno, io. Scusa, sei figlio mio? Ma lascia andare, mamma! Se con tuo padre, posso ammettere, ci fu in prima qualche irregolarità, poi ci sposammo. Va bene, poi... O prima o poi diventasti anche tu legittimo, tale quale come fu la buon'anima di Silvia. Sorellastra, sì, sorellastra, va bene. Ma ciò non toglie che questo signor Martino Lori, marito della povera Silvia e perciò mio genero, non debba considerar te, almeno in qualche modo, come suo cognato, mi par chiaro? Già, bello. Abolendo il prima. Che vuol dire abolendo? Ma sì, tu abolisci il prima, mamma. Quella irregolarità di prima. Fisime, chi vuoi che ci pensi più? Il mio primo marito è morto da 20 anni. E io, che non sono suo figlio, ne ho 32, mamma. È una grave irregolarità questa. A danno del tuo primo marito. Talmente grave che, t'assicuro, non avresti avuto il coraggio di presentarti qua con tua figlia Silvia ancora viva. È morta, sì o no? E sono sì o no 16 anni che è morta. 16, oh, non sono un giorno. Ora c'è qua la figlia di mia figlia che sposa e io me le presento con un bel regalo per le sue nozze. Ah, va bene, così, come nonna. Presentati come nonna. Non immischiarci gli uomini, mamma, la cui parentela neanche tra padre e figlio, santo Dio, può essere sicura. Figurati poi tra cognati. Chi è qua? Ah, ecco. Abbiamo chiesto... Ma chi è lei, scusi? Sono la nonna della sposa e questi lo zio. La nonna? E lo zio? Veniamo da Perugia. Ma la signora non era attesa che io sappia. Ah, no, no, arriviamo di sorpresa. Prego, prego, si accomodino. Grazie. E lei, scusi, sarebbe? Sono... come vuol dire? Sono qua per tener compagnia alla signorina. Ah, la dama di compagnia? Se vuole. Ma sono piuttosto un'amica di Palma. Ah, bene, bene, di Palma. Mi dispiace che la signorina non mi abbia avvertita. Niente, non si dia pena, deve essere una sorpresa. Già, ma proprio sul punto... Ecco, dicevo appunto questo a mia madre. Tu sta zitto lì! C'è stato uno sbaglio, veda. Credevamo, per nostre informazioni, che il matrimonio dovesse celebrarsi domattina. Volevamo arrivare alla vigilia. Ma è stato celebrato ieri, veramente? Ah, come? Ieri? Il matrimonio civile, sì, signora. Stamattina la cerimonia religiosa. Ah, ieri il civile e ora il religioso. Guarda. Credo che a momenti saranno di ritorno. Un gran corteo, mi immagino, un gran festino. No, signora, niente. Beh, come niente? La sala di là tutta piena di fiori, anche qua. Sì, ma tutto finito ormai. Si fermeranno un po', credo, per dar tempo alla sposa di rivestirsi per il viaggio. Vi saranno i testimoni, qualche amico del signor Marchese e del signor Senatore. Mio genero! Ah, senti, l'hanno fatto anche senatore! Ah, no, signora. Dico del senator Manfroni. Ah, non è mio genero!
E chi è questo Manfroni? Ma Salvo Manfroni, mamma, che fu nostro deputato e poi anche ministro. Ah, lui! E come c'entra lui qua? Come c'entra? È quello che ha portato su tuo genero fino al Consiglio di Stato. Ah, sì? Quando fu ministro lo prese come capo gabinetto. Non ti ricordi che te lo dissi a Perugia? E anch'io sono qua per il signor senatore. Fu scolaro del tuo primo marito. Già, già, sì, ora ricordo del mio primo marito. Il nonno della signorina? Un professore, sa, il mio primo marito. Come? La signora... La moglie di Bernardo Agliani? Io, sì. Uno scienziato di cui parlano tutti i libri di scuola. E morì disgraziato, sa? Nel suo... come si chiama? Laboratorio, mamma. Laboratorio di... Di fisica, mamma. Di fisica, già. Fulminato. Ne parlarono tutti i giornali. Lo so bene, signora. Una disgrazia. E mi pentii tanto, io creda, quando avvenne, di non aver avuto pazienza con lui fino all'ultimo. Dotto! Studiava sempre, stampava sempre, tanti libri. Ma sì, mamma, non vedi che la signorina lo sa? E ne sa qualche cosa anche Salvo Manfroni, mi pare, che ne stampò l'ultimo, postumo. Già, un'opera, come si dice? Postuma, mamma. No, dico, un'opera che questo Manfroni si prese perché mio marito l'aveva lasciata, come si dice? Ah, inedita. Come? Inedita, mamma. Ecco, così. Se la prese e diventò celebre, senatore. Ma non dire così che se la prese. Pare che l'abbia rubata. Erano tracce, appunti di un'opera nuova. Salvo Manfroni la riprese, la sviluppò, la compì. E n'ebbe grandissimi onori. Meritati, io credo. O senza detrarre nulla alla fama del suo maestro. A Perugia non lo credono. Ah, non lo credono. E sono capace di dirglielo io, sa. Ma no, mamma. E lui dica mio genero, com'è? Ma la signora lo saprà? Ah no, veda, mia figlia è morta da tanti anni. S'era data all'insegnamento. Venuta qui a Roma dopo la morte del padre, conobbe questo Lori, che era allora al ministero, e lo sposò senza neanche dirmene nulla. Sì, perché la povera Silvia, vittima anche lei, non creda, della troppa scienza di quel benedetto uomo, ebbe però sempre una vera adorazione per lui, e guai a toccarglielo. Ora capirà, una figlia può anche compatire, ma una moglie si stanca. E io glielo dico chiaro, mi stancai. Separata dal padre, non ebbi più rapporti con mia figlia. Dopo 7 anni di matrimonio, ella morì. Cosicché io, mio genero, non lo conosco. Come? Non lo ha mai veduto? Mai. E neanche la signorina, dunque? No, neanche. Oh, ma allora... Il momento di presentarci non è scelto bene, vero? Ho fatto notare anche questo a mamma. Ma niente affatto! La nonna che viene a portare il regalo di nozze alla sua nipotina. E dopo tutto che vuoi che importi a Palma la spiegazione di cose passate ormai da tanto tempo? E anche a lui, a mio genero, vedovo da 16 anni. Che vuoi che gli importi del suocero che non ha conosciuto, dei rancori della moglie? Ma non ci penserà più neanche alla moglie. Ah, no, signora. Si inganna. Ci pensa ancora? E come? Creda. Per una donna, non so, è una cosa che fa quasi dispetto. Ecco, dispetto non per lui, ma per noi stesse, signora. Per la poca stima che abbiamo di noi. Vedere un uomo così perduto, quasi svanito ancora, dopo tanti anni... Per la morte della sua compagna. Ah, sì? Come sarebbe svanito? Ha certi occhi. Non so. Vedesse come guarda, come ascolta. Come se le cose, i rumori,
le voci stesse a lui più note avessero un aspetto, un suono che egli non riuscisse più ad avvertire. Come se la vita tutto intorno gli si fosse, non so, quasi diradata. Sarà forse per l'abitudine che ha preso. Beve! Oh no, signora, che dice? L'abitudine d'andar là ogni giorno. Al Camposanto! Tutti i giorni, con qualunque tempo. E ritorna così. Come se guardasse tutto da lontano. Scusi, che età ha? Ma 45-46 anni. Meno 16 quanto fanno? Che vuol dire? 46 meno 16? 30. 30, signorina! Ma chi vuol darla a intendere il signor Lori, rimasto vedovo a 30 anni con questo andare ogni giorno alla tomba della moglie? Signorina mia, siamo di carne anche. Lei suppone? Ma ci vuol poco, scusi, a supporlo. Ebbene, creda che non lo dirà più appena l'avrà veduto. E poi si saprebbe. Ecco, signorina, arrivano, arrivano. Eccoli qua, mi permettano. O vogliono favorire in sala? No, no, per carità. Aspettiamo qua, sarà meglio. Come vogliono? Dica la nonna, per favore, la nonna e basta. Ti raccomandi bene, imbecille. Meno male che ci sono qua io. Scusa, poni che ti trattino male, che devo fare io? Ma tu non farai niente. Lascerò insultare mia madre? Che vuoi che mi insulti? Perché mi si deve insultare? No, no, mi scusi, signora. Non so come lei possa avere l'ardire di presentarsi in casa mia. Parlo con mio genero. Ma no, che genero? La prego. Io non sono mai stato suo genero. Il commendator Lori. Ma sì, sono io. Se sposaste mia figlia. Ma appunto per questo, signora. Possibile che lei non sente che è un'offesa? Un'offesa per me intollerabile alla memoria di sua figlia, la sua presenza in questa casa. Oh, Dio mio, ho creduto che finite da tanti anni le ragioni. Ma no, signora. Quando io sposai sua figlia, del resto, lei aveva già cessato da un pezzo d'essere la moglie di Bernardo Agliani. Già, ma non la madre di lei. E via. Che madre! Lei sa bene che Silvia non aveva più voluto da allora considerarla come madre. E con ragione! Oh, senta, io la prego! Chi è lei? Questo è mio figlio! Lascia! Lascia che parli io! No, aspetta! Dirò io a questo signore che per mio conto io non volevo venire e non sarei venuto. E avreste fatto bene. No, bene. Benissimo. E l'ho detto io stesso a mia madre. Ma ciò non toglie... Che voi dobbiate parlare a me così. Senza neanche sapere che cosa. Già, che cosa io sia venuta a fare qui per mia nipote. Io non credo che mia figlia possa avere un sentimento diverso dal mio per ciò che riguarda la memoria di sua madre e il rispetto che le si deve. Sì, sì, mi prego 2 minuti. Eccola qua. Eccola qua! Figlia mia, come sei bella! Scusi, lei? Sono la tua nonna, figliuola mia! La nonna? Come? Ho anche una nonna? No, no, Paolo! Come no? La madre della tua mamma! Questo non potete negare! Ma non mi obbligate a dire ciò che mia figlia del resto sa bene! Ah, lei già! Tu capisci, Palma, che se tua madre fosse qua... Sì, ma non so, che vuoi fare adesso? Dice che ho fatto male a venire! Malissimo! Ma no, non mi pare che sia più il caso di pensare ormai... No? Come? Ecco, sì, è vero, figliuola mia. Di pensare a tua madre. Ma sì, la mamma va bene. Ma per carità, ora che sto per andar via. Ecco già, sposa. Non ha più dunque neanche il diritto d'opporsi lui. Ma io non m'oppongo in nome di un diritto. E potete forse impedirmi di avere le mie intenzioni su mia nipote? Ah, è troppo, via. No, per carità, non turbarti vestita così. Devo andare a rivestirmi per partire. Forse eccedo, forse eccedo. Eccedi, sì, proprio. Ah, ma se Dio vuole, basta. Mi dispiace che per causa mia... No, no, ci vuole un po' di misura, Dio benedetto. Era dopo tutto una graziosa sorpresa trovar così d'improvviso una nonna sulla soglia. Ah, come sei bella, come sei cara! Da, da, Carletto. Che cosa? T'avevo portato anche un piccolo regaluccio. Ma vedi, anche il regaluccio? E su, su, Carletto! Questo è l'altro mio figlio. Ah, piacere. E che sarebbe, sì, un fratellastro della tua povera mamma. Ah, un quasi zio, allora. Già, ecco, un quasi zio, veramente felice. Ecco, mamma. Prendi,
Prendi, figliuola mia. Oh, bello, bello. Ne avrai avuto di ben altri. Con gli auguri d'ogni felicità. Sì, cara, di quella felicità che ti meriti. E poi penserò a fare ancora dell'altro per te. Tuo nonno, Bernardo Agliani, restituì a costei tutti i suoi denari, anche quelli della dote che appartenevano a tua madre. E tua madre ne fu felicissima e preferì, rimasta orfana, guadagnarsi il pane insegnando. Ma fai, fai, prendi pure, turbo la tua festa. E non ho più neanche il diritto di parlare, come ti ha detto la signora. Che cos'è? Niente, niente, una bella sorpresa. Guarda, Flavio. Ma come, ancora così? Ho trovato una nonna poi in anticamera. Una nonna? Oh, bella. Ma signora? Sua madre? No, per fortuna. E anche, aspetta qua. Scusi, il suo nome? Clarino. Ma che storia è questa? Palma. Ecco, il signor Clarino, figlio della nonna, quasi zio. Nonna Clarino, dunque. Vedova? Sì, due volte, carina. E dunque via. Come vedi, non c'è proprio bisogno di ricordare Bernardo Agliani, la mamma. E si può prendere la cosa così, leggermente. E anche allegramente, Flavio, quando si sta per andare via. Ma sì, per me figurati. Ecco già, come dicevo io. Potevo non volerlo anche per te, mentre ti stacchi da questa casa. Ma no, basta. Che cos'è, amico mio? Mi spiegherai poi. Ma sì, è da ridere veramente. Una nonna in ottimo stato di conservazione. Impagabile. Dovresti scritturarla per la vostra casa cinematografica. Ti spiegherò poi. Ma bisogna, cara, che tu ti sbrighi. Sì, ecco, subito. Ma portateveli di là. Fate la proposta anche al figlio. Ecco, vi presento alla nonna. Il marchese Flavio Gualdi, mio marito. Il conte Veniero Bongiani. Il signor Carlo, è vero? Carletto, sì. Zio Carletto. Non credevo proprio che dovesse toccarmi di fare questa parte in abito da sposa. Con permesso, vado subito a levarmelo. Voi andate di là. Cara, cara. Ah, sono proprio felice. Prego. Prego. Ah, non permetto, prego. È giusto, lei è quasi di casa. Posso ritrarmi da qualunque sentimento. Da questo no, no. Perché non vivo d'altro, tu lo sai. È incredibile, incredibile. Va bene, persisti in codesta fissazione, ma accorgiti almeno della pena che fai a chi ti vedi intestato così. E vorrebbe cacciarti dal ridicolo in cui ti metti da te stesso. Dal ridicolo? Ti pare ridicolo? Ma sì, caro mio, perché esageri? Esageri maledettamente. È giusto ora che Palma si libera e ti libera. Santo Dio, potevi farne a meno. Non ho potuto. Lo capisco. Ma perché appunto ti sei fissato nella dimostrazione di un sentimento che... Sì, va benissimo. È servito finora a scusar tante cose. Il tuo appartarti dalle cure che avresti dovuto darti di Palma. Perché c'eri tu? Benissimo. Io che mi affezionai alla bambina nel vederla trascurata. Ma no! Oddio mio! Dico per gli altri adesso. Lo so che doveva apparire così. Ma niente affatto. Perché è apparso invece anche troppo che il tuo lutto ti escludeva da quegli svaghi che avresti dovuto procurare alla figliola. Ma ora basta. Ora basta. È finita. Lei se ne va. Tutto codesto sdegno per la comparsa di quella megera sul punto di partire. Potevi risparmiartelo. Con l'accoglienza che le ha fatto lei. Che accoglienza? Ma non hai visto che se l'è presa a godere? Togliendosi con molto spirito dall'impiccio in cui tu l'hai messa con la tua esagerazione. Ha accettato sotto i miei occhi il regalo che le han portato. Volevi che lo rifiutasse? E la promessa della donazione di un denaro di cui la madre ebbe schifo. Le ha fatto questa promessa? Ma io le gridai in faccia la sua vergogna. E non capisci? Dio mio, non capisci che non dovevi farlo? E perché? Grazie a Dio, Palma. Dico grazie a Dio. Grazie a te. Palma non ha bisogno di quel denaro. Ma giusto per questo? È incredibile. Giusto per questo. Perché? Ma sì, non toccava a te di dirglielo, scusa. Perché? Non ne ho il diritto. Non l'hai. Non l'hai in nessun modo. Quella donna è ricchissima. E tu non puoi sapere se il marito di Palma... Con la dote che tu hai generosamente costituito a sua moglie. Ah, lascia andare, che il denaro non è mai troppo. Ah, scusa, non credevo. Che cosa? Non mi aspettavo proprio da te che hai venerato e veneri la memoria di Bernardo Agliani. Oh, ma fa il piacere! È veramente troppo! Permesso? Vieni, vieni avanti, Flavio. È bellissima, bellissima. È il figlio più bello ancora della madre. Si è ingaggiato davvero, sai, per cachet con Bongiani, che se li sta godendo. Meraviglioso. Tu hai capito dunque di che si tratta? Ma sì, una farsa. O naturalmente ragioni di più per... Ça va sans dire. Nessuno poteva prevedere che avesse l'impudenza di presentarsi. Hai capito, caro mio, che cosa hai guastato? Una farsa. La farsa che quel vecchio pappagallo lì era venuto a offrirci inaspettatamente. Ma ti dirò poi qualcosa. Vado io intanto a farle un certo discorsetto. Vieni,
Vieni con me. Ecco, dica a Palma di far presto. Vorrei parlarti anch'io. Scusi. Sono io, Palma. No, un momento, non sono pronta. No, non voglio entrare. Mi sbrigo subito. Ecco, sì, perché è tardi. Chiudo la valigia. Ma lascia fare alla signorina, tu spicciati. Per i sette Giovanni. Sì, penso io. Vorrei dirti... Scusi, non ho tempo. Ecco, Giovanni, e queste? Attenta a questa. No, poco per volta. Mi farà il piacere, Gina, di raccomandare che non sbaglino tra la roba da spedire come bagaglio e quella da portare nello scompartimento. Ah, non dubiti, andrà Giovanni stesso. Tu vieni con noi alla stazione? Sì, certo. Aspetti, Gina, lei va via di qua ora stesso, è vero? Sì, signor commendatore, non ha bisogno di me. No, grazie, per me. Chi resta qui? Ma non so, c'è la donna di servizio. Non importa. Senti, Palma. Abbi pazienza, vorrei dare a Gina certi ordini. Fai. Lei sarà di ritorno prima della fine del mese. Potrei, se vuole, anche prima. No, basterà. Del resto le scriverò. Non dubiti che al suo arrivo sarà tutto pronto, come lei mi ha detto. Quello stipetto, mi raccomando. E penserai tu, Paul, per gli ori della mamma? Te li ho già messi da parte. Verrò io a ritirarli al mio ritorno. Sta bene. E allora, arrivederla, Gina. Mi dia un bacio. Buon viaggio e le rinnovo tutti i miei auguri. Grazie. Ma la saluterò ancora prima di partire. Non vorrei, Palma, che questo spiacevole incidente... Ma no, basta, non ne parliamo più. È ancora di là? Sì, credo. Sarà ora d'andare. Aspetta un momento. Devo dirti una cosa che mi sta a cuore soprattutto. Oddio mio, ma perché? Avrei capito prima, ma ora... No, ora... Ora che te ne vai, figliola mia. Ma se non ce n'è più bisogno, proprio. Come? Vuoi che non ti dica, prima che tu vada via per sempre da questa casa, ciò che è stato ed è ancora il mio più segreto dolore? Ma sì, io lo so. Lo sai? Sì, lo so. E perciò mi pare inutile, scusa, che me ne parli adesso. Non è inutile, perché vedo che non hai indovinato che prezzo, diverso da quello che ha avuto per te, ha avuto per me la parte che mi sono assunta... di padre trascurato. Ma mi sembra che ora... Lasciami dire, per me tutto questo si riferisce a cose lontane che tu non puoi sapere perché eri allora bambina. Voglio che le sappia, prima che tu vada via. Ebbene allora, di. Codesto tuo modo di trattarmi... Ma no, scusa! Lasciami dire, non te ne fuori in provero. Codesto tuo modo di trattarmi... Sì, è vero. Dà ragione ora a tua madre contro di me... Doppiamente. Mi parli ancora della mamma? Sì, perché previde questo. Che cosa? Non voglio fartene un rimprovero, ripeto. Sento solo il bisogno di dirti che ho voluto acquistarmi il diritto di dar torto a lei, che non voleva assolutamente. Che cosa non voleva? Ma che Salvo Manfroni stesse qua, troppo attorno a te. Ebbene? Ho voluto acquistarmelo, dicevo... Questo diritto di non riconoscere almeno le ragioni di lei, a costo di una lunga sofferenza che tu, non dirmi di no, perché è chiaro, non hai indovinato, non hai supposto e non supponi ancora in me. Ma chi te lo dice, Dio mio? Ecco, il tono stesso con cui me lo domandi. No, scusa, questo tono è appunto perché la conosco. E la conosco bene, codesta tua sofferenza su cui è edificata. Vuoi dirmi questo? La mia fortuna. E vuoi che non lo sappia, scusa? Saperlo non dovrebbe voler dire il fastidio che ne mostri. Ma non è fastidio. È che proprio non vedo più la ragione, scusa, per cui vuoi ricordarmela anche adesso, quando ha già finito di pesar tanto, credi, su te, su me, su tutti. Ecco, il tuo torto è questo. Permetti che te lo dica, poiché mi costringi. Mi son tenuto tanto da parte. Troppo per un verso, troppo poco per un altro. Cioè? Ma non ti paiono inutili adesso, codeste recriminazioni. Via. Su, Palma, è tempo d'andare. Eccomi pronta, sì. Andiamo. Aspettate un momento. Senti,
È bene che Palma si licenzi qua da te. Perché? L'accompagno alla stazione. No. Per quei due là. Se vieni tu, capisci? Verranno anche loro. Ci sarà mia sorella, ci saranno gli amici. Ah no, è meglio qua allora. Ma quei due si possono mandar via. Abbiamo già detto così. Che saresti rimasto anche tu. Si disponevano a venire. Pazienza, via. Licenziamoci qua. Pazienza. E allora, addio, eh? Addio, figliola mia. Così all'improvviso vorrei dirti tante cose. Non so dirti nulla. Sii felice. Andiamo, su, andiamo. Addio anche a te. Scusi. Vai, Palma, vai a licenziarti intanto di là. Sì. Diceva? Niente. T'ho salutato. Ah, bene. L'ho salutata anch'io. Possiamo dunque andare. Noi ci vediamo. E dico, una bella fortuna maritare una figliuola con un marchese. Mi piace che lui. Tante storie per la nostra venuta e poi... E poi sono rimasto qua appunto per la vostra venuta. Già, ma vostra figlia... Mi ha impedito di fare lo scandalo, ricacciarvi via in presenza di suo marito. Il quale ci ha accolto con tanta cortesia. E benevolenza. Insieme con quel suo amico. E anche Salvo Manfroni, hai visto come mi ha parlato? Ma di quello non ti fidare, mamma. Io non so... Un padre, capisco, sacrificarsi per il bene della propria figlia, ma farsi poi sostituire così... Io vi prego d'andarvene via. Subito, ecco, ce ne andiamo da noi senza bisogno d'essere pregati. Ma in casa di vostra figlia, fra me e voi, sarò accolta meglio io che voi. Andiamo, andiamo, mamma, lascialo perdere. Di dove si esce? Di qua, passa. Ma guarda che uomo. Lascialo perdere. Vuole che li accompagni? No, lasci. E allora, signor commendatore, se non ha proprio bisogno di me... No, no, grazie. Vada pure. Se mi permette, poiché tutti questi fiori rimangono qua... Ah, già. Bisogna pensarci. Mi rimane così la casa tutta piena di fiori. Già. Le possono anche far male. Me li ha lasciati qui. Peccato. Ce n'è di così belli. Prenda, prenda pure, tutti quelli che vuole. Grazie, ne prenderò un po' di questi. Non pensa lei che per un padre nessun sacrificio possa essere di troppo quando si tratti di fare il bene della propria figliola? Per un padre come lei, signor commendatore... Guardi che rose! Guardi! Belle, sì. Prenda. Vorrei prenderne anch'io. Vuole andare anche oggi? Non mi ha lasciato andare alla stazione per via di quei due là. Andrò a portarle un po' di questi fiori della figlia e a dire anche a lei che non voleva. Le mie ragioni. Sì, sì, ma c'è sempre modo, credi. C'è sempre modo di dare agli altri una stima di sé che gli accresca i loro stessi occhi. E li rende insofferbilmente presuntuosi. No, cara, e che nello stesso tempo, al contrario, riesca di vantaggio anche a noi. Ma io noto ormai tante cose. Tu non noti niente. Sta bene attenta, egli ti parla. Tu senti che sono parole dette così per dire. Ma sì, sciocche. Senza nessuna realtà. Bene. Nel raccoglierle, tu mostra che l'abbiano. Ma come? Se non ne hanno? Oh, bella. Ma dandogliela tu, mettendocela dentro tu, una realtà. Quella che ti conviene. Ma come se invece, capisci, ce l'avesse messa lui. Che sarà felicissimo, credi, di vedere le sue parole consistere in qualche modo. Credi a me, che bisogna far così nella vita.
Ci vuole una pazienza. Sì, cara, soprattutto pazienza. E non col tuo marito soltanto qua dentro. Vuoi dire con Gina? Mi pare che abbia un musino di volpe quella signorina. Zitta, eccola. Vuole, signora Marchesa? Buonasera, signorina. Buonasera, signor senatore. No, grazie, Gina. Vado io di là un momento. Con permesso. Vai, vai. Cara signorina, io vorrei stare un po' alla sua scuola. Lei, signor senatore? Ma che dice? Ammiro i suoi occhi. Ah, sì? Non credo poi che siano così belli. Sono belli. Ma oltre che per questo li ammiro, perché sono dotti. Dotti? Dotti vuol dire attenti, ma attenti senza parere. I miei occhi le sembrano attenti? No, appunto. Non sembrano affatto, ma sono attenti. E io vorrei, le dico, imparare da essi. Imparare che cosa? Ecco, a domandar così, per esempio, fingendo di non capir che cosa, mentre lei ha capito benissimo. Ah, dunque, l'arte di far le viste di non capire? Ah, eccolo qua! Sono già qua da un pezzo. Illustre senatore, le mie più vive congratulazioni. Grazie, caro Bongiani. Scusa, corrispondente o effettivo? Ma sì, effettivo, effettivo. D'un'accademia straniera. E poi di quella. I soci corrispondenti saranno parecchi, gli effettivi uno o due. Ma mi levi un dubbio, senatore? No, no, Bongiani, per carità, non me ne parlo. Oh, no, scusi. A proposito di codesta nuova onorificenza. Ecco già, si discuteva al circolo se era proprio necessario che tu attribuissi il merito. In parte. In parte, si intende. Il merito della tua scoperta scientifica a Bernardo Agliani. Se la scoperta, dicevano, è totalmente sua. È chiaro che i vostri amici del circolo non hanno mai veduto neppur da lontano il mio libro. Questo è positivo. Perché nel tuo libro è detto... Ragazzi miei, appunto perché nell'introduzione di esso mi sono fatto scrupolo ad attribuire a Bernardo Agliani qualche merito, tutti ora dicono che avrei potuto farne a meno. Se non l'avessi fatto. Oh, ma lasciamo andare. Dite, dite. La scissione, dunque, è proprio avvenuta. Ma che, una pagliacciata. Si risolverà per tutti quanti in una doppia spesa d'ora in poi. Siamo andati a scriverci soci anche del nuovo circolo. E questa sera si farà l'inaugurazione. Lei, senatore, verrà con noi? Voi siete matti. Io, cari miei, me ne resto qua. Qua, come ogni sera. Che ti strapperemo a viva forza. Mi strapperete? Se sapeste a qual prezzo me la sono guadagnata questa poltrona. Ma via, per una sera. Non mi par l'ora, ogni sera, che Giovanni, dopo cena, venga a girare la chiavetta della luce e mi lasci quasi al buio. Buonasera, Marchesa. Buonasera, Bongiani. Persuadetelo voi, per carità, a venire con noi all'inaugurazione del nuovo circolo. Ah, si farà poi stasera. Vedrai che ti persuaderà lei. Non mi persuaderà nessuno. Mi fai rabbia, senti. Ma vedrai che verrà. Non verrò. Ma sì, lasciatelo stare. Ma non possiamo. Non possiamo. Capisci che non ci fanno entrare se ci presentiamo senza di lui. E voi non andate. Permesso? Oddio. Buonasera. Disturbo? No, per nulla. Vieni, vieni avanti. Non mi alzo. Buonasera, Flavio. Ah, scusi. Buonasera. Caro commendatore! Vieni a sedere. Qua, qua, accanto a me, Martino. Sì, una fortuna, vedrai che adesso verrà con noi. Dove andate adesso voi altri? Qua al biliardo un momento. Saremo subito a cena. Vieni, vieni anche tu, Palma, senti. Che cos'è? Dobbiamo dirti una cosa, vieni. Con permesso. Ebbene, mio caro vecchio amico. Eccoci qua. Stavate forse a dire qualche cosa che non devo sapere? No, no, niente. Hanno stasera l'inaugurazione di un nuovo circolo. E complottano contro di me che mi sono messo a riposo. Come te. Tu dal Consiglio di Stato, io da tutte le noie mondane, amico mio. Anche da queste? Da tutte, da tutte. È male per te, tu che potresti avere ciò che vuoi. Ah, grazie tante, caro amico.
Ne ho già fino alla gola. Per avere qualcosa, devi dare. Dare, dare. Se ti fai conto poi di quello che hai dato e di quello che hai avuto. Certo, sì. Ma appunto per questo io credo che non si debba calcolare per se stesso il valore di quel poco che s'ottiene. E come vorresti calcolarlo? In rapporto a ciò che si è dato. E non dico questo io. Tira le somme è un fallimento. No, scusa. Per modo, io dico, che a quel poco che s'ottiene, il valore per noi venga da quanto abbiamo dato. Guai se per me almeno non fosse così. Ah, ho capito. Tu parli d'altro adesso. È un dare e avere anche questo. Un padre dà sempre tutto. E più poco di così. Di un po', di un po'. Hai liquidato, spero, il massimo della pensione. Che intendi dire? Niente. Domani. Tu non facesti mai pesare su me finora il tuo grado, la tua dignità. Ma che dici? Mi hai trattato sempre con la massima confidenza. Certo. Con cordialità. Ma sì. Fino a darmi e a farti dare del tu quando questo poteva impacciarmi. Perché trattando con te io ho veduto sempre nell'amico il superiore. Oh, santo Dio! Ma che discorsi mi stai facendo? No, no. Lasciami dire. Io soffoco dall'angoscia. Ma perché? Mi domandi perché? È il modo di trattarmi, questo. Ma io sto parlando con te. Non dico tu. Tutti qua. Capisco che a lui la moglie è venuta più dalle tue mani che dalle mie. Ma questo, lo scusa. Lo so, dalle mie mani non se la sarebbe presa. C'è troppa disparità di condizione, anche di carattere, d'educazione. Dovevi prevederlo. Ma sì, è naturale. Non può aver piacere di vedermi. Mi respinge. Ma no. Se proprio non mi respinge, ma allontana col suo tratto. Scusa, scusa. Dovresti capire. Che i miei modi forse sono stati troppo semplici prima e che ora sono forse troppo circospetti. Ma è tutto un modo di agire tuo. Abbi pazienza. Anche di fronte a me. Il mio. Parliamoci chiaro, amico mio. Certe situazioni s'accettano o non s'accettano fin dal principio. Quando si sono accettate, bisogna sapersi rassegnare, risparmiarsi inutili dispiaceri e risparmiarli anche agli altri. Ma se mi sono astenuto e m'astengo quanto più posso dal venire. E ti sembra necessario? Che cosa? Venire. Certe volte con codesta faccia che fai, mi sembra che provi gusto a sconcertarmi. Venire. Nessuno ti ha detto finora di non venire. Vieni, ma con un'aria. Con un tono più conveniente ormai, che renda anche agli altri più agevole il trattare con te. Ma mi sembra che io... Tu l'hai presa male fin dal principio, te l'ho già detto. E non ci vedo più rimedio ormai. Sarebbe, credi, un gran sollievo per tutti. Anche per te. Se tu trovassi qualche altro modo... Dico, capisci? Per il rispetto di te stesso, che preme anche a me di salvare. E non da ora, tu lo sai. Avevo almeno prima il conforto dell'amicizia di cui tu, per tanti anni, venendo ogni giorno a casa mia, avevi voluto onorarmi. Ma mi sembra naturale, scusa, dopo tutto quello che ho fatto, che ora io venga qua. Sì, sì. Ma almeno dico, per l'apparenza. È troppo, via, che anche di fronte a un estraneo io debba essere accolto così. Bongiani è un amico intimo. Caro mio, bisogna valutare bene le cause per rendersi conto degli effetti. E tu non puoi, perché non ti vedi. Ti vedo io e t'assicuro che provochi questa reazione. Capisco, capisco che a chi non sappia nulla debba o possa parer troppo. Ma Bongiani sa ciò che sanno tutti. Ciò che, santo Dio, sai anche tu. E perciò ti dico di smettere, di cambiare. Come sono cambiate le condizioni? E come potrei cambiare?
Ecco, vanno già a tavola, signor senatore. Subito, subito, Salvo, bisogna far presto. Sì, ecco, mi vengo. Se vuoi passare di là anche tu? No, no, grazie, io rimango qua. Tu ceni sempre tardi, al solito. Sì, sì, tardi. Su, palma. Eccomi, rimane qua lei, Gina? Rimango io, sì. Ma non si incomodi per me, se ha da fare. No, non ho niente da fare. Mi trattengo ancora un poco, perché vorrei parlare con Palma. Ha saputo, commendatore, della nuova onorificenza al signor senatore? Ah, già, ho letto la notizia nei giornali. E mi sono dimenticato. Lei dovrebbe custodire più gelosamente un certo fascio di appunti che sono nella sua scrivania. Come lo sa? Si ricorda quel giorno che venne a trovarla al Consiglio di Stato per domandarle quando sarei potuta venire a ritirare gli ori della sua signora da lei messi da parte perché li portassi qua? Sì, ebbene. Lei mi diede la chiave del cassetto della sua scrivania. Ah, già. Ma lei allora? Mi perdoni, non seppi vincere la curiosità. Ma quelli sono gli appunti. Il primo abbozzo dell'opera della Liani ci avrà capito ben poco. Ho capito tutto, signor commendatore. No, formule, calcoli. Lessi la nota scritta di suo pugno. A Silvia perché di là mi perdoni. Ah, quella nota. Provai il bisogno di scusarmi con mia moglie. D'aver lasciato compiere un delitto? No, io ho taciuto. E così voglio che taccia anche lei. Me lo prometta? Me lo prometta, signorina? Lei è troppo generoso, no, signor Nori. No, mi prometta che taccerà. Glielo chiedo in nome di ciò che è di più sacro. Glielo prometto, ma non si faccia scorgere. Io ho taciuto perché a parlare mi sarebbe parso di commettere anch'io a mia volta un delitto contro chi ripagava il male fatto a un morto, già del resto glorioso, col bene che faceva a mia figlia. Avrei dovuto distruggere quegli appunti. Non lo faccia. Non lo faccia. Salvo Manfroni non sa certamente che lei li possiede. Li trovai dopo che egli, morta mia moglie e contro la volontà di lei, se la prese e portate via con sé tutte le carte del padre. Ah, quelle sì, egli le avrà distrutte. Per carità, per carità. Entri nel mio sentimento. Sì, signor Lori. Ma egli abusa odiosamente della sua gratitudine. Perché non sa il male che potrebbe venirgli da lei. No, 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 nessun male. Ah, lo so che lei non glielo farebbe. Ma dico che lui e gli altri qua non la tratterebbero più così se sapessero che lei possiede quegli appunti. Io li distruggerò. Non lo faccia. Creda. Creda che gliel'avrei io stesso consegnati se non avessi temuto... Di mortificarlo? Più. Lei non sa che cosa è stata per me la scoperta di quegli appunti. Non solo perché ha offeso in me, offuscato tutto a un tratto la stima, l'ammirazione infinita che avevo per lui. No, no, no. No, non per questo soltanto. Lui, in fondo... Non lo scuso, no, ma via. Penso che ebbe la debolezza di non saper resistere alla trista tentazione di profittare di tutto quel bene che si trovò ad avere in mano. Ma no, che dice? Ha commesso un'azione... Orribile, sì, ma lo vede, non ne gode. È così annoiato di tutto. Ah, non lo vedo affatto, almeno qua. Ma sì, è così amaro da tanti anni. Io l'ho conosciuto ben altro. È divenuto sempre più acre. E poi, scusi, non si può dire neppure che si dia vanto. Ostentazione. No, no, no. Per me, veda, la cosa più grave è un'altra. Dico per ciò che riguarda me. La ragione per cui ho taciuto, pur sentendo che il mio silenzio si faceva complice della frode davanti a mia moglie morta, così gelosa dell'opera e del nome del padre. Ecco. Non avrebbe dovuto farlo per lei. Ma è appunto questo il sentimento in cui l'ho pregata ad entrare per spiegarsi tutto. La mia condotta, i miei modi. Io accetto, veda, accetto come un castigo meritato il non dover godere di questa vita, di questa fortuna di mia figlia. Mi sono tratto indietro quanto più ho potuto. Ho caro, quasi, di non essere invitato a parteciparne. E dunque per questo? Sì, sì, sì. Mi parrebbe, veda... di divenir più complice se ne partecipassi. Sì, capisco. Ho la scusa in questo castigo e nel trattamento che mi ha usato. L'unica scusa. O meglio, l'unico mezzo che mi sia dato per pagare il gravissimo debito verso la memoria della mia compagna. Veda, è questo. Già,
Ma questo può spiegare perché lei sia così... così tollerante. Ma non scusa mica loro. Già, già, e difatti a me premerebbe che sapessero salvare almeno un po' le apparenze per non suscitare... Ecco, e lei, per esempio, con questo sdegno. Ma è indignazione, altro che sdegno. Tanto più che sarebbe loro così facile. Sì, sì, ma questo io l'ho detto, sa, a lui, poco fa, gliel'ho detto. E lo ripeterò ora anche a mia figlia, non dubiti. Ma lei, signorina... Sì, subito. Zitto, si levano di tavola. Vuol venire di qua un momento, Gina? Ma sì, certo. Ci vuole ogni tanto qualcuno che metta un po' di confusione nell'ordine della gente sana. Ma no, perché confusione? Anche confusione. Per far vedere che in tutto quell'ordine c'è polvere di vecchiaia. Ma badate che la polvere che leverete non impedisca anche a voi di veder poi qual ordine nuovo sia da rimettere. Ecco, benissimo. Caro Bongiani, e quanto alla polvere, non vi illudete. Ricadrà sempre, e presto, su codesto vostro ordine nuovo. Perché è del mondo, che è vecchio, questa polvere. E voi vi sciupereste i polmoni a furia di soffiarci su. La solleverete per un po'. Tornerà a posarsi su tutte le cose, inevitabilmente. Sei ancora qua? Ma capirà che con codesta filosofia... No, basta, amico mio, non ci guastiamo la digestione. E allora andiamo via, se proprio non vuoi guastartela, scusa. Oh, già, già, il meglio che le convenga fare ormai. Ma Palma, sai, deve uscire a momenti. Tu vai con lei? Io no. Verrà con noi lui, è ormai stabilito. Andiamo, su, andiamo. Aspettate, per Dio! Tu vuoi parlarle? Vorrei dirle una cosa. Ma non avrà tempo, credo. Non sarà un lungo discorso. Ma sì, andiamo, andiamo. Quasi quasi, allora. Garantito che si divertirà. Oh, quanto a questo, poi. Ah, fammi il piacere di dire a Palma che io vado con loro. Caro commendatore. Buonasera. Figlia mia. Tu? E come? Papà. Figlia mia. Tu? Come? Io? Ma dunque, sei arrivata anche a chiamarlo così, da sola solo? Oh, finiamola! Io lo chiamo così perché debbo chiamarlo così. Perché t'ha fatto lui da padre. Ma no, via! Finiamo una buona volta questa commedia. Io ne sono stufa. Commedia? Che dici? Commedia, commedia. Ne sono stufa, ti dico. Tu sai bene che mio padre è lui e che io non devo chiamare così gli altri che lui. Lui? Tuo padre? Che? Che dici? Vuoi fingere ancora di non saperlo? Che dici? Che dici? Chi te l'ha detto? Lui? Ma sì, lui, lasciami, basta! T'ha detto che tu sei sua figlia! E che tu sai tutto! Io?
T'ha detto che io so. Oddio. Oddio. A che cosa? Come t'ha detto? Dimmi come t'ha detto. Che vuoi che m'abbia detto? Voglio saperlo, voglio saperlo. Ma dunque non sai davvero? Non so nulla. Ti disse che tua madre... Parla, parla. Ma io non so, ma c'è no. Che lei? Di, di. Ma non so nulla io. Ti disse che fu la sua amante? Ma no. No? Come no? Se ti disse che sei sua figlia. Vero, non vero questo, se potevi dirtelo, è certo che lei... Oddio. Oddio. Possibile, possibile. Lei... No, no, non è possibile. Egli ha mentito, ha mentito, ha mentito perché... Perché non... Non è possibile che lei... Oddio, ma allora... No, no. Dio, addio. Tranne che non fosse stato allora. E come... E come poté poi? No. Non è possibile. Lei... 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 Perdonami, io non sapevo, credevo, ma assicurò che a te era noto tutto. Ma tu stesso, per quello che sei stato per me, per ciò che hai lasciato fare. Ah. Ah, ma dunque forse per questo, te l'avrà detto forse perché ho lasciato fare a lui da padre. No, ti disse che sei proprio sua figlia. E tu dunque ti sei gloriata del disonore di tua madre, perché vuol dire che lei fu la sua amante. E allora, allora per questo mi avete trattato così. Ma abbiamo creduto che tu sapessi. Questo, io, potevo saper questo e sopportare ad essere trattato così. E che lui... Addio. Fu certo allora. Sì, sì, dovette essere allora. Sì, l'insegnamento. Voleva riprendere l'insegnamento. Diceva che non poteva avere opinioni io perché non avevo nervi. Ecco perché tutto quell'inferno del primo anno. Si innamorò subito venuta da Perugia la morte del padre. Si innamorò subito del suo giovane deputato. Perciò tutta accesa quando venne con lui da me al ministero per farsi presentare e raccomandare da lui. Era stato allievo del padre, era ora il deputato. Si innamorò subito di lui. E sposò me. Ma già, ma ecco. Ecco perché lui, quando fu ministro, prese me. E io ho abbagliato da due glorie, da quella del padre, dal prestigio di lui, mio capo supremo, mio padrone. Non vidi nulla, non vidi nulla. E poi vennero fuori quelle carte del padre. Per questo, per questo. Ma lei s'era già pentita, s'era già pentita. Quando tu nascesti s'era già pentita, era mia, fu mia da allora, mia, mia, mia soltanto, dalla tua nascita alla sua morte, per 3 anni, mia, come nessuna donna fu mai di un uomo. Per questo io sono rimasto così, non mi accorsi di nulla prima, non era possibile che me ne accorgessi più dopo, lo cancellò lei, con tutto quel suo amore, ogni vestigio del tradimento, e fu tanto, tanto quel suo amore, che mi ha impedito di scoprirlo anche dopo la sua morte. Ma come, ma? Ma come hai potuto credere tu che io lo sapessi? Tu m'hai pur veduto. M'hai pur veduto fin da bambina andare ogni giorno alla fossa di lei. Sì, ma perciò appunto io... Che cosa? Io non t'ho nascosto. Ah, già. Il tuo sdegno. Oddio. Tutti. Ah, dunque, per questo il vostro disprezzo. Credevate che io sapessi e che mi stessi zitto. Ma perché? Dimmi un po'. Perché mi sarei stato zitto, sapendo che tu non eri mia figlia? Perché avrei finto di non accorgermi del vostro disprezzo? Lo vedo ora, lo vedo. Voi mi avete disprezzato. Ma se io sapevo che tu non eri mia figlia, non potevo fingere per un riguardo a te, al tuo avvenire. E allora? Per che cosa? Per avvantaggiarmi nella carriera. Mi avete creduto capace di questo. Fino al punto di andar lì ogni giorno a rappresentare quella commedia.
Ma che essere vile sono io dunque stato per voi? Non questo, non vile. Vile, 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 ma come? Più vile di così? Ma no, abbiamo creduto che ti volessi ostinare. Già, già, tante volte me l'avete detto che m'ostinavo, che esageravo. Mi avete parlato sempre chiaro voi. E io perciò non comprendevo. Devo darvi il merito della vostra franchezza. Me l'avete dimostrato in tutti i modi il vostro disprezzo. E dove sono stato io? Come sono stato? Oddio, ma allora non sono stato mai nella vita io. Non mi ha tradito nessuno, non mi ha ingannato nessuno. Io non ho visto... Ma sì, sì, tante cose. Oddio, ma sì, adesso... Adesso mi vengono tutti a mente. E io l'ho pianta. L'ho pianta a 16 anni io, quella donna. Via, via, su, pensa mi che... Mi muore adesso, mi muore adesso, uccisa dal suo tradimento. Capisci che adesso non ho più nulla io, che regga in me. Dove sono ora? Che sto a fare qui? Tu non sei mia figlia, io lo so ora. Tu lo sapevi da un pezzo, me lo facevi intendere da un pezzo con tutti gli altri che era inutile che seguitassi a venire qui. No, io volevo... Ma sfido, e ora tuo marito e lui, tuo padre, che puoi averlo qua ora apertamente. E perciò lui mi ha detto... Sì, sì, me l'ha detto poco fa di non star più a venire. E tu lo chiami forse ora papà anche davanti a tutti, è vero? No, no. Non per me, certo, non per un riguardo a me. Oddio, oddio. Più che cieco, più che cieco. Non sono stato mai nulla, non sono più nulla, non ho più nulla. Neanche quella morta. Più nulla. In un'illusione ho vissuto, senza nessun sostegno. Perché voi tutti me l'avete sempre tolti, tolti. Perché vi parevano inutili e mi lasciavate con scherno, con disprezzo, appoggiare a quella morta per la rappresentazione esagerata della mia commedia. Che cosa? Ma almeno dirmelo allora! Ma scusa! Me l'avete forse detto? No, apertamente mai! È possibile anche questo, che voi me l'abbiate detto apertamente e che io non l'abbia capito. Avete pensato che non ci fosse nulla da nascondermi perché io sapevo tutto. Capirà anche se minimamente fosse nato il dubbio che tu non sapessi. Che io non fossi quel miserabile. Ma no, non dirlo più! Ma come fece lui a dirtelo che tu eri sua figlia? Come ebbe questa impudenza ad offendere in te tua madre? Ma me lo disse quando non mi poteva più offendere, poiché tu gli avevi lasciato il modo di dimostrarmelo, che era mio padre. Già, io sì, gli resi anche facile la via. E ora basta, eh? Ora sono licenziato. Ma no, perché? Ora cambia tutto. Che cambia? Se tu non sapevi... Diventi mia figlia perché non sapevo. Ma no, ma cambia. È già cambiato il mio sentimento per te. Ma non lo sai tu che io ora... Io posso fare cose... Io, cose che io stesso non so. Io sono come tutto vuotato, no, non ho più nulla in me. E andando via di qua, quello che può nascere in me, io non lo so. Io... Ma siedi. Oh, siedi. Siedi qui. Tu tremi tutto. Siedi. Io posso essere per te quella che non sono stata finora. E lui? Che vorresti più fare ora contro di lui? Perché mi ha pagato. No! Sì, pagato la moglie, pagato la figlia. No, no! Come no? La mia devozione era come il sole per me. Io dico dopo tanti anni. Che cosa sto vedendo? Senti, morta. Io ero come un insensato. Morta in 3 giorni per causa sua. Per aver voluto portar te, piccina di 3 anni, a un circo equestre. L'inverno prese freddo all'uscita e in 3 giorni, quando era mia, tutta mia, e non voleva più che gli ci venisse in casa, e se la prendeva con me che non avevo il coraggio di impedirglielo. Ma tu capisci, era stato il mio superiore. E mi morì allora. Io rimasi... Non so. Come sono adesso? Vuoto. Ebbene, lui mi cacciò via dalla camera mortuaria.
Mi forzò a recarmi da te, che volevi la tua mamma. Mi disse che sarebbe rimasto lui a vegliare. Mi lasciai mandar via. Ma poi, nella notte, ricomparvi come un'ombra nella camera. Lui era lì, con la faccia affondata nella sponda del letto su cui giaceva lei tra i quattro ceri. Mi parve dapprima che, vinto dal sonno, avesse reclinato la testa inavvertitamente. Poi, osservando meglio, m'accorsi che il suo corpo era scosso a tratti come da singhiozzi soffocati. La piangeva, là, sotto i miei occhi. E io non capii. Tanto ero ormai sicuro dell'amore di quella morta là e di lui. Il pianto, che finora non aveva potuto rompermi dal cuore, assalì furiosamente anche me allora, vedendo pianger lui. Ma di scatto allora egli si levò, e com'io, convulso, gli tendevo le mani per abbracciarlo, mi respinse. Mi respinse con rabbia, a spintoni nel petto. E io ricaddi nel mio sbalordimento e pensai che fosse l'orgasmo del rimorso e che non potesse vedermi piangere perché il mio pianto lo accusava della sciagura che mi aveva cagionato. Ah, ma quel pianto me lo paga. Me lo paga, ora. Ora? Io lo so, ora. Ma è assurdo che dopo tanto tempo, scusa, dove vai? Non lo so. Che pensi di fare? Non lo so. Rimani ancora qua. No, no. Sì, a parlare ancora qua, con me. Con te, perché più? Ma sì, posso essere per te quella che tu mi credevi. Per paura? No. Per pietà? No. Nulla tu per me, nulla io per te, più nulla. E se sapessi come lo sento adesso, tutto a un tratto, che sono tanti anni di questo nulla. Tarda ancora, signor commendatore. Io non so, di solito le altre sere a quest'ora è qui da un pezzo a scrivere o a leggere. È quasi mezzanotte. Ma sì, mi rammento. È andato... Dove? Me l'ha detto che anzi già prima d'uscire... a un'inaugurazione con suo... Sì, sì, e con quell'altro, il conte Bongiani. A un'inaugurazione? Mi pare di un circolo, sì. Non voleva, e poi quello lì, suo... Voi è un pezzo che siete qua con lui? Col signor senatore? Da quando era deputato? Sono a momenti 25 anni. L'avrete allora veduta qui, immagino. Come dice? Avventure. Avventure del giovane deputato. Donne? Chissà quante. Ai suoi tempi. Signorette maritate di fresco. E quando fu ministro, poi, giovani mogli di impiegati. Fu suo capo di gabinetto, lo so, posti di fiducia. Non sottengono, caro mio, se non a costo di passare sotto certe forche. Cose antiche, signor commendatore. Abbiamo già i capelli bianchi. Acqua passata ormai. Era bella. Che occhi quando parlava. S'accendeva tutta. Lucida, precisa. E voleva dominare con intelligenza. Ma una donna, quando è bella, le si guardano gli occhi, la bocca, com'è fatta, e si sorride a quelle labbra che parlano, senza badare a ciò che dicono. Se ne accorgeva subito lei, e se ne stizziva. Ma poi, donna, sorrideva di quello stesso sorriso di chi le guardava le labbra. Ciò che voleva dire...
rispondere al bacio che quegli occhi le davano. E allora... Ma io solo... Chissà quante volte se la sarà stretta qua lui così e baciata, eh? Signor Commendatore... E via! Cose vecchie. Si sanno. Ah, ecco il signor senatore. Come? Tu qua, Martino? Che cos'è? È accaduto qualche cosa? No, devo parlarti. Ancora? E a quest'ora? No, precisare ormai. Due parole. Dunque? Niente mano. Che significa? Ecco, aspetta. Quando ci saremo intesi, te la darò di nuovo. Ma che cos'è? Niente, niente. Per grazia di Dio non c'è bisogno di spiegazioni. Il fatto è certo e innegabile. Tanto che tu e tutti eravate sicuri che lo sapessi. Dunque non si discute. Ma che dici, scusa? Sono venuto a darti semplicemente due notizie e a levarmi una curiosità. Io non ti riconosco più. Sfido. Sono un altro da tre ore. Ma che è accaduto? Niente. Tutto rovesciato sottosopra. Sì, il mondo che ti si ripresenta tutto a un tratto nuovo, come non ti eri mai neppure sognato di poterlo vedere. Apro gli occhi adesso. Hai parlato con Palma. Sbalordisci. Non sapevo nulla. Non? Non sapevi? Nulla. Né che mia moglie fosse stata la tua amante, né che Palma fosse tua figlia. Te l'ha detto lei? Lei, che gliel'avevi detto tu che era tua figlia. E che io lo sapevo. E non è vero. Non è vero. Non sapevo nulla. Ma sì, è incredibile. Non sapevo nulla. Da tre ore mi dico, ma come? Meglio di così te lo dovevano far capire. Te l'hanno cantato in tutti i toni, dimostrato apertamente sempre, in tutti i modi. Come hai potuto credere che un deputato che non ti conosceva, diventando ministro, prendesse te, umile segretario di ministero, e solo perché avevi sposato la figlia di un suo maestro, ti mettesse a capo del suo gabinetto? E poi, morta la moglie, si affezionasse tanto alla tua bambina, e te la crescesse come sua, e le trovasse marito, costituendole una vistosissima dote. Credetti all'onestà di quella donna. Capisci? Che morì troppo presto. Ma anche se fossi vissuta a lungo, io non mi sarei accorto di niente lo stesso, perché... Ma sì che vuoi, è incredibile. Per me era onesta. E credevo nella tua amicizia come nella luce del sole. In questa gran luce che mi era entrata in casa e mi illuminava, mi accecava. Credetti nella tua venerazione per il tuo maestro, nonostante che poi ebbi la prova che altro che venerazione, la tua. Che vuoi dire? Questa è l'altra notizia che ti darò. Ah, aspetta, ti devo dire tutto. Quando ebbi quest'altra prova, fu peggio. Prova? Che prova? La prova. La prova che complicò tutto. Senti, ti chiamano al telefono. Loro? No, aspetta. Dica vengano qua. Qua? Ma sei pazzo, perché? Perché voglio che vengano. A quest'ora? Con l'automobile faranno in due minuti. Ma che vuoi che vengano a fare qua? Senti che premura. E lei ti vuol dire della spiegazione avuta con me. Di pronto, su. Ma no, se prima non mi dici... Voglio che ci intendiamo bene tutti e quattro. Ma su che, se già siamo intesi? No, per l'avvenire, dobbiamo stabilire tante cose. Lo faremo domani, se mai. Ora, ora! Pronto? Sì, Palma. Di che ci sono io? So, so. Come? Sì, senti, è qua da me. Di che vengano subito, subito. Ma sì, purtroppo. Senti, che? Sì, sì. Ma è bene che tu venga qua. Ma sì, subito. Ma per parlare, con Flavio, sì. Come? Non vuol venire? No, dice che non sa se l'automobile... Sì, sì, va bene. T'aspetto allora, fate presto. Su che cosa vuoi? Che ci intendiamo bene tutte e quattro? Intendiamoci prima tra noi due. Voglio sapere quando fu
Ma lascia. No, rispondi. Subito dopo il mio matrimonio. Rispondi! Perché già ve eravate accordati fin dal suo arrivo alla Perugia. Ma no, io non ci pensai neppure allora. Ma forse ci pensò lei. No, no. Almeno io non so, non credo. E allora fu quando cominciò a tempestare che voleva riprendere la sua carriera di maestra. Ma sì, ma sì. Che un giorno non la trovai più a casa. Che vai ripensando più adesso? Voleva fare come la madre, andarsene, venirsene con te. Ma tu avevi la tua carriera politica. Smetti, ti prego. E persuadesti la pecorella a ritornare all'ovile. Non so che gusto provi. Ma mi brucia adesso a me. Mi brucia adesso. Capisco, capisco. Ma pensa che è finito da tanto tempo. È morta. Ti odiò. Ti odiò quando ritornò a me. S'accorse che te era più cara la tua ambizione e ti odiò. Ma sì, lo so bene. E odiò in sé anche il frutto del tuo amore. Non voleva essere madre, non voleva, io lo so. Fu la mia amante più che la madre di quella lì. E io che ero felice ne soffrivo per la bambina che credevo mia, nata da quella nostra riconciliazione. Basta, basta ora, ti prego. Basta, no caro, per me comincia adesso. Che comincia? Ora lo vedrai, mi ci sono voluti 19 anni per comprendere. Ora che tutto era finito, voi dite, così pulitamente, come usa fra gente per bene. Ma scusa. Lo so, gente che sa fare a modo le cose. Ora che non c'è più niente da fare, vero? Morta da 16 anni la moglie, maritata la figlia, ora basta, eh? Là c'è la porta, tanti saluti. No, 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 caro, ora viene la mia volta. Ho capito tutto, vagliato tutto. Ma non vedi che tu farnetichi? No, lucidissimo. Ho pensato, pensato, e vedo tutto. Parlo così, mi muovo così perché non posso farne a meno. Sono come un cavallo scappato, mi frustano tutte le cose che mi sono uscite dall'ombra all'improvviso da tutte le parti. Ma so ormai dove andrò a parare. Guardatene. Prima di tutto, sei convinto ora che non sono quel miserabile che mi avete creduto e rappresentato agli occhi di tutti? Ma sì, perciò non vedo... Che cosa io possa fare? Nulla, è vero? Avrei dovuto saperlo prima ed essere un miserabile della più vile specie per profittarne. Non l'ho saputo, dunque tu pensi, dopo 19 anni. Sbagli, caro mio. Vorresti profittarne adesso? No, sbagli. Perché se l'avessi saputo subito, a tempo, non ne avrei mai profittato io. Ti avrei ucciso. Non penserai di uccidermi adesso? Lo so. Ora non posso più. Non... Ma aspetta, tu dici profittarne adesso e come potrei? Come potrei più adesso? Ma non so, io potrei ancora fare qualcosa per te. Tu meriteresti di essere ucciso ora per quello che hai detto. No. Su, su. Rassettati, rassettati. C'è. C'è forse il modo. C'è. C'è ancora il modo di profittarne. Ah, ecco lì. Che cos'è? Che cos'è? Niente, niente, Palma. Si è chiarito tutto. Ha dovuto riconoscere, richiamato da me a fatti, a dati precisi, che si era ingannato. Non è vero che tu sei sua figlia. Sei mia figlia, mia figlia! Dillo. Dichiaralo forte qua, tutti e due. È vero? È vero che hai dovuto convenirne? Sì, è vero. È vero. Hai inteso, tu? Ho inteso. No, dico, per il rispetto che tu mi devi d'ora in poi, come al padre di tua moglie, che sono io. Sì, va bene. E perché non debba più arrischiarti d'ora in poi d'accogliermi come un intruso, come uno che non abbia mai saputo rappresentare le sue parti in commedia. Sfido! Ve le avete fatte rappresentare a mia insaputa tutte. Quella del marito gabbato e contento, quella dell'amico, del padre, del dedo, del suocero. E lo rappresentate male. Sfido, non sapevo di rappresentarle. Ma ora che lo so, vedrete. Come? Che dice?
che dico? Dico che tua madre, purtroppo sì, resta il tradimento, ma che questa infamia no, quest'altra infamia non è vera, non è vera! Non è vera. Quantunque a te è, di la verità, forse non ti fa piacere. Ma sì, sì. Sì? Sì. Che sia io tuo padre. Ma sì. Io e non lui. Ti dico sì. Quantunque io sia un povero uomo che tu fino a poco fa hai disprezzato. Ma sì, per questo anzi. Uno che tutti, sempre, disprezzeranno. Perché non posso più far credere a nessuno io che non sapevo, capisci? Se lo dico, faccio ridere. Ma ci credo io. E ci ho creduto subito, appena tu me l'hai detto. E tanto più ci credo ora. Se tu mi dici che non è vero quanto lui aveva supposto. Vedi. Vedi. È spaventoso. Basta sapere una cosa e cambia. Cambia subito tutto. Io ero così come te fino a poco fa. Mi credevo tuo padre. E tu mi disprezzavi perché sapevi di non essere mia figlia. Ora invece che cominci a credermi tuo padre e ti volti a me cambiata, io non posso. Non posso riaccoglierti tra le braccia. Perché so che non sei mia figlia e che sto facendo una commedia davanti a lui. Davanti a tuo marito e a te. La commedia. Ma dunque? La commedia! E l'ho fatta bene, no? Tanto bene che per un momento ci avete creduto. E anch'io. Ecco qua. Senza volerlo. Fino alle lacrime. No. Tranquillo, caro. Tranquillo. Dunque, non è vero. Non è vero. Ho tentato, ma non posso. Mi stomaca. Mi fa piangere. E dunque basta, via. Non ti va. Eppure dovrebbe seguitare almeno questa commedia. Poiché il dramma passò nella mia vita senza che me ne accorgessi e non posso più farlo. Ma sta tranquillo anche tu. Non posso più fare neanche la commedia. Lo so, se non la svelavo io domani andavi a casa loro a dire che avevi dovuto fare le viste di riconoscere davanti a loro l'inganno per pietà del mio stato. E li avresti persuasi a fare le viste di crederci anche loro. Ma no, perché ti immagini questo? Non sono mica un imbecille. Ma chi te lo dice? Vi foste contentati di credermi soltanto un miserabile. No, signori, anche un imbecille. Ma io ho potuto essere un imbecille finché ho creduto a cose sante e pure. All'onestà. All'amicizia. Ora no, più. E se per vendicarmi mi potessi sobbarcare a essere ancora agli occhi di tutti quel miserabile che mi avete fatto credere, non potrei essere più umile, timido, schivo. Quel povero uomo che andava a fare quella buffonata tutti i giorni là al Camposanto. Lo capite questo? È chiaro. E dunque io oddio, come farò più a vivere io? Ma no, ma perché fai così? Se tutto è passato, finito. Appunto per questo, perché tutto è finito, non posso più vivere. Se è finito, se non posso più distruggerlo, quello che sono stato per gli altri, è qua, in questo mio corpo, in questi miei occhi che guardavano senza vedere chi ero per tutti, in questa mano che porgevo senza sapere che apparteneva a uno di cui tutti ridevano o avevano schifo. Come faccio più ora a guardare la gente, a porgere questa mano? Ne ho io ora schifo e raccapriccio. Di me stesso, sì, quale ora mi vedo e mi tocco. Uno che non sono io, che non sono mai stato io. E da qui non mi par l'ora di fuggire, non mi par l'ora, non mi par l'ora. Ma che vorresti fare?
Ah, oltre a questo un'altra cosa. Me ne scordavo. L'unica che possa fare contro di te. E la faccio. Non perché mi importi. La faccio per provarti che non sono un imbecille. Mi vendico, sì, a freddo. Mi vendico nell'unico modo che mi sia possibile ormai. Facendo a te quello che tu hai fatto a me. Lasciarti vivo. Ma come tu hai lasciato vivere me. Senza più la stima di nessuno. Dimostrando che il miserabile sei tu. Tu. E lui. Questo che tu ti sei gloriata ad avere per padre, un miserabile. Non solo per quello che ha fatto a me, ma anche, sai, perché è un ladro. Che? Un ladro, un ladro. È un ladro perché ha rubato a Bernardo Agliani. Ride. Ho la prova a casa. L'hanno data intendere anche a te? Te l'hanno fabbricata a Perugia, codesta prova? No, caro. È di mano dello stesso Agliani. Ma se le ho io qua, le carte dell'Agliani? Tutte no. Tutte? Tutte? Tutte no. Tranne che... Tranne che tu non ne abbia delle altre che io ignoro. Ti smarrisci. No. Ti sei fatto pallido. E ora arrossisci. Ma perché non vorrei che l'Agliani in altri appunti posteriori... No, sono anteriori. I primi. Il primo abbozzo di quella copia che hai tu. Ma se nelle carte che ho qua dell'Agliani non c'è nulla non che... Non saranno tutte. 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 Dove ti sarà convenuto di conservarle. Le altre le avrai distrutte. Questa è una calunnia. Non lo posso provare. Che cosa? Potrei provarmi, semmai, che forse all'Agliani in seguito... Sorse da quei suoi problemi l'idea anche a lui. Ecco, benissimo, ma non anche a lui. A lui soltanto. E tu te l'appropriasti. Ho gli appunti a casa, un fascio così. Sta bene. E provamelo. Se qua, nelle carte che ho qua, non c'è neppure il più lontano cenno di quell'idea. Prova. Ora non neghi più. Mi sfidi. Ma che vuoi che sfidi? Uno come te. Chi vuoi che presti fede a te e non a me? Se io affermo che non ho conosciuto, com'è vero, codesti nuovi appunti dell'Agliani e ti esibisco le carte che ho qua di lui. Già. Se non ci fosse il tuo libro. Il mio libro? A cui si deve prestare fede. A me no, ma il tuo libro sì. La prova è lì. Nel mio libro? Ma come volete che uno, ignaro come me, potesse capirci qualcosa in tutte quelle formule, in tutti quei calcoli? L'evidenza del furto mi è saltata chiara davanti agli occhi senza cercarla, confrontando quegli appunti col tuo libro. Non ti degno di risposta. E l'ho scoperto da un pezzo, io, sai? E mi sono stato zitto per lei, per il bene che facevi a mia figlia, perché ignoravo l'altro tuo delitto, di cui questo forse è soltanto la conseguenza accidentale, perché non hai avuto mai nessuna vera passione, tu. E con queste carte dell'Agliani ti servirono soltanto da prima per nascondere la tresca, per darti il pretesto di startela a casa mia, vicino a lei. Vuoi che pubblichi, se non hai nulla da temere, quegli appunti che ho a casa così come sono? Sarei venuto a darteli. Dammeli. E li pubblicherò io stesso, riconoscendo innanzi a tutti. Che cosa? La tua appropriazione indebita. Questa non c'è! E non la crederà mai nessuno! Già. Fra te e me. Ma guarda, mi basta che lo creda lei. Se glielo dico io, uno che per lei ha taciuto, uno che non parlerà più domani. Che vuoi che mi importi del tuo libro, di chi l'ha scritto, di te? Tu mi credi? Sì. Credi a me e non a lui? Sì. Sì. E mi basta questo. Non faccio niente, non pubblico niente. Ero venuto qua per fare non so quante cose contro te, contro tutti. Mi sono cadute di mano tutte le armi. Ma che armi? Non ne ho neanche uno spillo. E poi perché? È piccolo, brutto, meschino quello che ho fatto. Ne provo onta io stesso ora. Tu
mi credi? Sì. Sì. E mi basta questo. Addio. Ah, no. No. Saprò impedirtelo io. Per vivere ti deve bastare. No, no. Come no? Sì. Se ora è tutta la mia stima, il mio affetto, tutto il rispetto. Sì, sì, certo. Io posso ormai, senza inganno, riaccostarmi solo a chi dopo la colpa si pentì e mi compensò con tanto amore. L'unica cosa viva e vera che io m'abbia avuto dopo il delitto. Tutto il resto è stato inganno. Chi più mi ingannò meno. Non potrei senza ribrezzo per me e per voi riaccostarmi alla vostra vita. Ma no, perché il ribrezzo? Nessun ribrezzo. Quello che tu hai detto, scusa, l'inganno suo sul mio conto. Ma non è vero. Eppure io l'ho creduto subito, entrando qua con lui. Ebbene, così lo crederanno anche gli altri. E sarò io la prima a farlo credere a tutti. Perché abbiamo tutti per te rispetto, considerazione. Tu, ma non puoi mica dire... Non c'è bisogno di dire. Mi vedranno con te, accanto, intorno a te, come nessuno finora m'ha veduta. E d'accordo tutti qua d'ora in poi? Ma non posso crederlo io. Anche tu, lo crederai anche tu, per forza. Io? Come? Ma perché è vero, vedi? È vero ora il mio affetto per te. Non è mica un inganno. Il mio affetto, la mia stima, sono una realtà in cui tu puoi vivere e che si imporrà a tutti e anche a te. È giusto, sarà così. La commedia, allora? No, nessuna commedia. Il mio affetto vero, ti dico. Sì, certo, sarà così. Tutto per bene. Oh, su, su, sarai tanto stanco. Andiamo, andiamo, ti accompagneremo noi a casa. Sì, è già molto tardi. C'è giù l'automobile, faremo presto. A casa? In automobile? Tutto per bene. Tutto per bene. E lui? Che dici? Salutiamo anche lui, allora. Tutto per bene.